Rappresentare una società è sempre complesso, perché le società sono molto complesse, quindi ovviamente la rappresentanza è sempre un'enorme semplificazione. Però una cosa è rappresentare la società quando in situazioni abbastanza stabili e quando anche questa società è fortemente, diciamo, è stata anche in un certo senso, ha sviluppato delle forme di relazioni stabili con i partiti, per cui c'è una parte della società che sa che quel partito la rappresenta, un'altra che quell'altro partito, quindi in un certo senso la vuoi fare. Le cose diventano molto difficili quando questo rapporto si è logorato, quindi la società non sa più bene, la società, i vari gruppi, qual è il partito a cui rivolgersi, e lo stesso tempo per i partiti. Io aggiungerei un'altra cosa che rende oggi le cose più complesse. Normalmente, quando noi parliamo di rappresentanza, ci riferiamo a una realtà nazionale. I politici decidono a livello nazionale, le loro decisioni cercano più o meno bene di rappresentare la società, e così. Ma oggi, per i paesi europei, il grosso delle decisioni più rilevanti sono prese a livello europeo. E quindi cosa succede? Beh, i politici nazionali non hanno più un controllo come in passato delle scelte e quindi il loro compito rappresentativo è diventato più difficile, perché se le scelte sono prese a Bruxelles dopo mediazioni che comportano il ruolo della Germania, della Francia, eccetera, ma i politici italiani devono rispondere agli elettori italiani, devono rispondere anche di decisioni prese non da loro solo, ma anche da altri.